Mattia predica la Brese di Taverna, un paesino situato nella provincia di Catanzaro, è considerato uno dei massimi esponenti dei caravaggisti, quel gruppo di artisti appartenente alla corrente pittorica sviluppatasi a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, che si ispirava agli stilemi introdotti da Caravaggio. Tra i maggiori esponenti possiamo ricordare Artemisia Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, Francisco de Zurbaran, Battistello Caracciolo, Cecco del Caravaggio, Valentin de Boulogne, Nicolas Tournier. L'attività artistica che lo avvicinerà allo stile di Caravaggio iniziò a Roma, dove si recò dal fratello che era proprietario di una bottega d'arte. In questo periodo ebbe l'opportunità di eseguire degli affreschi in alcune chiese, tra cui quella di San Carlo ai Catinari e nella Basilica di Sant'Andrea della Valle in Roma. Nel 1653 raggiunse Napoli. Nella città partenopea Preti contribuì a dare sviluppo alla scuola pittorica napoletana. Dipinse moltissime opere, tra cui La vita di San Pietro Celestino e Santa Caterina d'Alessandria, Il ritorno del figlio prodigo al Palazzo Reale e molte altre tele conservate in alcune chiese napoletane. Viaggiò spesso in Italia e all'estero, raggiungendo la Spagna e le Fiandre, e inevitabilmente fu influenzato dagli artisti che conobbe. La sua fama crebbe notevolmente in poco tempo, tanto da essere chiamato nel 1661 dal Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Rafael Cotoner. Realizzò parte della decorazione della Concattedrale di San Giovanni a La Valletta e la conversione di San Paolo nella vecchia Cattedrale di San Paolo a Medina, su commissione dei Cavalieri Ospitalieri, oltre a numerose opere. Mattia Preti, pur portando con sé lo stile e le atmosfere di Caravaggio e degli artisti che conobbe, sviluppò una tecnica del tutto personale, che nella fase matura diventò un codice linguistico personale.